Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pempa Tsering, ha partecipato al convegno a Palazzo Lascaris organizzato dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale. È emersa la necessità che il Parlamento italiano sensibilizzi ulteriormente l'ONU e le istituzioni europee affinché rivolgano richieste per la soluzione della drammatica questione del Tibet. Inserita nel programma dei festeggiamenti per il 78esimo compleanno del Dalai Lama, c'è poi stata l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea del Tibet presso l'Arsenale della Pace, con anche l'esposizione tridimensionale del Palazzo Potala di Lhasa, la capitale tibetana oggi sotto assedio. It depends on the Chinese government. Il governo cinese deve capire che se vuole considerare il Tibet all'interno della Cina deve considerare i tibetani e i cinesi in maniera equa. Il governo cinese deve rispettare i diritti umani nel Tibet e deve avere la volontà politica di fare questo passo. Poi si delineerà una soluzione. 190 tibetani si sono immolati negli ultimi due anni e 101 sono morti e queste azioni esprimono l'aspettativa che le norme esistenti siano rispettate. Il Consiglio regionale del Piemonte è stato il primo Consiglio regionale d'Italia a organizzare manifestazioni di solidarietà per il popolo tibetano, ospitando addirittura il presidente del Parlamento tibetano in esilio, che è venuto a ringraziare il Consiglio regionale e la regione, ma anche a chiederci un impegno speciale in questo momento drammatico e di transizione in Tibet.